Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele. Oggi inauguriamo una nuova serie di video qui sul canale, ovvero tutti quegli acquisti che possiamo fare sui vari store cinesi che sono letteralmente delle cazzatine. Detto ciò, tra i più famosi troviamo AliExpress, uno store dove possiamo davvero comprare di tutto, dagli articoli magici a parti di corpo umano. Anche quelle che diciamo proprio non ci aspetteremo. Ma a parte ciò, sull'applicazione, solo sull'applicazione, c'è una funzione che vi permette di acquistare 3 articoli a meno di 6 euro. Potevo lasciarmi scappare questa occasione? Certo che no. E quindi oggi vediamo insieme i primi acquisti che ho effettuato di queste cazzatine tech. Ed eccoci finalmente qua per scoprire quali sono i 3 gadget tech che ho comprato su AliExpress a meno di 6 euro. Eccoli qua sotto la lente, ebbene sì, ben 2 speaker Bluetooth ed una scheda micro SD da ben 64 GB. E ragazzi, vi assicuro che non sono esplosi perché li ho già provati per voi. E ci mancherebbe, insomma, ci mancava che li facevo scoppiare in diretta, sarebbe stato però figo. Detto ciò ragazzi, partiamo prima dal piccolo pezzo forte comunque, ovvero la scheda memory card da 64 GB. Avete visto che carina però l'apertura qua della confezione, che non dovete neanche danneggiare, quindi quando vi rompete le scatole o volete fare un regalo a basso costo, riposizionate la scheda qui all'interno e tac, il gioco è fatto. Comunque, scheda da 64 GB, marca praticamente sconosciuta. Posso dire però che l'ho provato già su smartphone e naturalmente all'interno dei nostri speaker Bluetooth e lei funziona, va alla grande, trasferimento dati davvero eccellente. Ma non voglio parlarvi di questo, bensì degli speaker Bluetooth ricevuti. Il primo, pagato 1,87 euro e la confezione insomma ci fa già presagire che tipo di prodotto è, ma non è esploso. Andiamolo comunque ad aprire e all'interno è contenuto naturalmente unicamente lo speaker ed il cavo di alimentazione, naturalmente micro USB, non attendetevi Type-C. E poi la confezione, per quanto sia scarna, però sentite, risulta bello per scoppiare tutte le bolle, quindi praticamente anche un antistress. Buttiamola e vediamo da vicino lo speaker che, oddio, sembra praticamente una bella pecionata, però devo dire che tutto sommato è bene realizzato. Guardate qui al di sotto abbiamo addirittura una base antiscivolo, tutti i vari pulsanti e guardate cosa abbiamo, l'ingresso proprio per la nostra micro SD, nonché l'ingresso per l'USB, quindi questo speaker può leggere tranquillamente schede di memoria o appunto pennette USB. Poi qui abbiamo la pulsantiera per mettere in play, pausa, mandare avanti la traccia, eccetera eccetera. L'ingresso qui per la ricarica e andiamo subito a provarlo, quindi lo accendiamo e classico rumore, mamma mia, classico rumore da Bluetooth cinese. E comunque guardate che sbavature, ma che cos'è? Che cazzarola è? Sembra un pelo di un cinese rimasto all'interno. Oh mio Dio, il pelo del cinese rimasto all'interno? No, è semplicemente fatto male. Comunque guardate, abbiamo dei LED tamarrissimi e andiamo subito a sentire come suona. Togliamoci direttamente il dente, inseriamo la scheda di memoria e sentite. Boom. Wow. Possiamo skippare la traccia, abbiamo detto. Abbassare il volume. Ma lo alziamo a manetta perché merita, eh? Sentite? Ma ragazzi,
La volete sentire una chicca vera e propria? Con il cavetto di alimentazione, questo speaker vi permette di ascoltare anche la radio. Sentite qua. Mi sono dovuto spostare all'esterno perché in casa, ragazzi, non prende niente. Quindi prova del 9, radio FM. Sentite? Togliamo un attimino sto cesso qua da mezzo e vediamo questa qua. Guardate, questa è molto più professionale. Addirittura abbiamo la confezione di vendita con addirittura dietro tutte le istruzioni. Però... c'è! Allora, a parte sentite, ma che cazzarola c'è dentro? Ma che è? Novetto de Pasqua? Non pesa niente, però... Guardate, bella, professionale. No. No! Che leggo? Cioè, anziché scrivere on off, c'è scritto no off. Quindi non bisogna accenderla. Non bisogna accenderla, se no esplode. E invece noi lo facciamo, l'accendiamo. Vi faccio sentire questa come suona. Sentite che ha un suono molto più potente dell'altra. Inseriamo anche in questo caso la nostra scheda micro SD. SD card mode. Mamma mia, questa è una bomba, oh. Mamma mia, senti che bassi. Sono talmente bassi che non si sentono. Beh, ragazzi, comunque posso dirvi che cosette del genere, cioè considerato che sono costate meno di 2 euro, secondo me sono una bomba da portarsi al mare. Insomma, pensate, seppure se dovesse rovinare, ma chi se ne frega? Non ci resta che fare l'ultima prova prima di lasciarci, ovvero la connessione Bluetooth con lo smartphone. Accendiamo prima questo piccolino, quello bello tamarro. Accoppia nuovo dispositivo. E vediamo se lo trova. Bluetooth speaker attivato e andiamo a scoprire un bell'audio. Alziamo il volume. Bello, dai! Sembra ancora più potente dallo smartphone. Bello tamarro! Oh, ma pure questo! Novetto Kinder! Ma che cacchiarola! Vabbè, dai, proviamo quest'altro. Quindi, di nuovo, accoppia nuovo dispositivo. Si chiama la stessa maniera. Chissà se riusciamo a accoppiarli poi in coppia. Dopo facciamo questo esperimento, eh. Mamma mia, che bomba, ragazzi, che bomba! Questi ve li portate al mare, fate un figurone, fate sballare tutta la spiaggia. Ma facciamo sto benedetto esperimento e capiamo se riusciamo ad accoppiarli assieme. Accendiamo pure quest'altro. Bluetooth mode.
Ok, quindi la coppia. Boh, sono entrambi in teoria accoppiati, perché qua mi dà disconnetti e qua mi dà disconnetti. Peraltro sembra come se potessimo parlare. Bah, dopo proviamo, eh. Proviamo a vedere. Facciamo partire una musica. No. No, fregatura. Uno per volta. Uno per volta. Eh sì. Però a sto punto proprio mi voglio togliere l'ultimo sfizio e capire se da qua fa chiamare. Quindi 1, 9, 2, 9. Vediamo un po'. No. No. Non si connette. Boom. Quindi ragazzi, allora, io direi che per 1,87 pagato lui e 1,87 pagato lui, secondo me, nonostante non siano proprio i migliori speaker Bluetooth sulla faccia della terra, secondo me fate un figurone. Guardate poi questo che carino, con tutti i LED che vanno anche al ritmo di musica. Questo qua ve lo portate tranquillamente attaccato ad uno zainetto, magari mentre siete in bici. Davvero belli potenti, scarsissimi di bassi, ma davvero ottimi, secondo me, se li volete portare, ripeto, al mare o a fare una scampagnata, un picnic, insomma, secondo me a 1,87 l'uno ho fatto un vero affare. Quindi rimanete connessi per scoprire i prossimi acquisti e scoprire se avrò comprato delle cazzate valide oppure no. Ciao!